Benvenute e benvenuti. Oggi continuiamo le nostre lezioni e andiamo a parlare dell'arcano numero 16, la Maison Dieu. La Maison Dieu è una carta molto interessante, ci arriva dopo il diavolo, ci porta in avanti ed andremo un po' a approfondire quelli che sono gli aspetti più significativi di questo arcano. Come sempre, ricordati di dare sottoscrivere il canale, dare un'occhiata ai link in descrizione per l'Accademia di Tarologia, ovviamente clicca sulla campanellina, la famosa campanellina di YouTube, così trovi i video in aggiornamento quando pubblico quelli nuovi. La Maison Dieu, andiamo subito a vederla. La Maison Dieu ci parla, ci fa vedere quella che è una figura di una casa, sostanzialmente, una struttura, no? Quindi vediamo una struttura di mattoni. Come grafica è una casa allungata, quindi qualcosa di alto e stretto, per questo in alcune tradizioni viene detta la torre. Ma nella tradizione di Marsiglia, più che torre si chiama proprio Maison Dieu, la traduzione Maison è casa, Dieu è Dio, quindi la casa Dio potremmo tradurla. E se la rifacciamo e ci andiamo a vedere un po' cosa significava nel francese antico la casa Dio, di fatto era un termine che veniva utilizzato per indicare gli ospedali, i lazzaretti, i luoghi di cura. Quindi capiamo già che il tono è un po' diverso, non è proprio la torre, non è una torre da cui si cade, ma è un qualcosa da cui si entra e forse si esce. E questo è estremamente interessante quando lo andiamo a collocare, ovviamente, dopo il diavolo che abbiamo visto poc'anzi. In questa figura vediamo qualcosa in più. Abbiamo in cima a questa struttura, a questa casa, una corona che si apre, dei colori che escono. In basso vediamo due figure. Una, la testa in giù, cammina sulle mani, cade, chissà quello che sta facendo. L'altra che sta uscendo, quindi un po' da dietro una porta. Il numero che noi troviamo è il 16, quindi siamo entrati nella seconda parte della seconda decade. Di fatto, dopo gli inferi del 15, stiamo risalendo, stiamo andando verso l'alto, stiamo approcciandoci verso l'uscita, ma è ancora c'è ancora da fare. Di fatto, la fase che noi troviamo dopo l'arcano 15, dove ci porta di sua natura? Beh, il 15 abbiamo visto nella scorsa lezione essere una carta di profonda consapevolezza interna, il 16 è la carta della trasformazione, la rottura delle strutture. Quindi io prendo, vado, cambio tutto quello che non mi va più bene così com'è, cambio tutto quello che non mi è utile, quelle strutture della mia vita che una volta che ho capito che non mi sono più utili non posso mica tenermele lì. Quindi la Maison Dieu è una carta che è sia di distruzione che di celebrazione. Certo, la catarsi è difficile, ma la catarsi porta alla liberazione, quindi una grande carta di liberazione da questo punto di vista. Di fatto, nei suoi aspetti luci, ci parla proprio di cambiamento, di rivoluzione, anche di celebrazione del nuovo. Faccio spazio al nuovo, pulisco la casa, ristrutturo la casa, butto giù la casa e ne faccio un'altra. Quindi grande cambiamento, impegnativo, ma anche molto remunerativo. Nell'aspetto ombra, dove ci parla? Ci parla della casa. Dentro la casa cosa c'è? La famiglia. Quindi ci può parlare a livello transgenerazionale di tutti quelli che sono i temi legati alla famiglia di origine, cose particolari successe durante la famiglia di origine che magari sono state dolorose, magari un'instabilità o dei momenti di crisi che ho vissuto relativamente proprio al tema della casa e della famiglia. L'evoluzione poi della Maison Dieu arriva con la stella, quindi vediamo proprio, no? Quindi la fase dagli inferni che ci porta a rivedere le stelle. Questa la vedremo nella prossima lezione e oggi lasciamo lavorare la casa Dio, la Maison Dieu.